Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo dei gravi problemi di salute di Papa Francesco e delle sue dimissioni che avrebbe già firmato. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Il Papa, da circa una settimana, sta affrontando problemi di salute, inizialmente scambiati per un semplice raffreddore. Un controllo medico ha invece rivelato un problema molto più serio di un comune malanno, ovvero un'infiammazione polmonare. Questo suo attuale stato di salute ha reso necessaria la cancellazione del suo viaggio programmato a Dubai, che si sarebbe dovuto svolgere nei primi giorni di dicembre. I sintomi si vedono anche pubblicamente, e infatti in un recente incontro pubblico, ha delegato la lettura dei suoi discorsi a Monsignor Filippo Ciampanelli, a causa delle sue difficoltà vocali. Ha confessato ai presenti di soffrire di influenza che ha chiamato gripe in spagnolo e di avere problemi a parlare. In un'intervista rilasciata l'anno scorso, ha ammesso di aver, in caso di eventuali gravi problemi di salute, già predisposto le sue dimissioni. Questa decisione è stata presa per affrontare al meglio gli eventuali impedimenti, come quelli che sono venuti fuori ultimamente, legati alla salute. Ma non è così inconsueto farlo, infatti altri pontefici avevano già rassegnato delle dimissioni preventive, come ad esempio Paolo VI. In queste ore poi, ha fatto un commento ironico su come ora qualcuno potrebbe richiedere il documento delle sue dimissioni al Cardinal Bertone. La situazione attuale solleva interrogativi sulla continuità del suo pontificato e sulle procedure in caso di un suo passo indietro. E tu cosa ne pensi dei problemi di salute di Papa Francesco? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.